Paolo Rossella, a voi il microfono, ve lo do perché sono un po' emozionato. Lui se ne lava le mani sempre. È sempre difficile parlare dopo ci sono queste manifestazioni di affetto. È chiaro che la cosa ci rende orgogliosi di aver avuto un figlio così. E a volte qualcuno dice, ma sei felice, ma adesso felice è un'altra cosa, però ti rendi conto che alla fine quello che manca è sempre lui. Devo dire che dopo quel fatto di ottobre ho trovato veramente un calore esagerato sia qui da noi che nel mondo, è una cosa esagerata. Credo che la normalità, i ricci, il sorriso di Marco abbia veramente scavalcato tutte le frontiere, tutti gli ostacoli. Oggi girando con il moto mondiale mi rendo conto di quanto questo ragazzo sia entrato nel cuore dei ragazzi, delle persone anziane, forse per il suo modo di inseguire le cose, il suo obiettivo. Il suo obiettivo era diventare un grande, magari non in questo modo, ma ci sarebbe arrivato. Però la sua determinazione sicuramente ha colpito tutti. Devo dire che con il circuito di Misano, dopo un inizio un po' diffidente, un po' da tutte e due le parti, ho trovato delle persone squisite che non mi aspettavo. Devo dire che tutte queste manifestazioni mi rendono orgoglioso di essere, di far parte di questa squadra. Devo dire che Albani è persona squisita insieme a tutti i suoi ragazzi, la proprietà è sempre, non me l'aspettavo, ma sono veramente delle grandi persone. Da parte mia che posso dire? Oggi in questo momento vorrei piangere, però vedo tanti amici qui e vaffanculo, credo che ci siamo. Grazie Paolo, a te Rossella, per quello che avete fatto e state facendo ancora. Allora, vi chiedo di venire insieme a me perché adesso facciamo un taglio del nastro un po' atipico, solitamente lo si fa con una strada libera, però siccome Marco era un personaggio amato dalla gente, facciamo un taglio del nastro in mezzo alla gente. Quindi vi chiedo di rimanere lì dove siete, noi stiamo qua. Prima del taglio del nastro una benedizione da parte di Don Roberto, a cui porgo il microfono. Quasi quasi mi prendo il posto, io te lo lascio. Buona domenica a tutti. Benedire vuol dire, dalla parola stessa, dire bene di una cosa, quindi questa opera urbanistica intitolata Marco Simoncelli dice davvero la nostra felicità e facendola con l'acqua benedetta lo facciamo nel nome del Signore, essendo noi tutti battezzati, quindi ci ricorda la nostra adesione a Cristo. E quindi di conseguenza anche a Marco che è in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benedici Signore questa opera urbanistica intitolata Marco Simoncelli nel nome del Padre. Allora, vi chiedo di accomodarvi dietro. Grazie a questi bimbi che ci fanno la cortesia di tenere il nastro. Le forbici stanno arrivando. Scusate, mi metto a lato. L'occasione abbiamo un nastro particolare. Rossella. Allora, vai, che qua, che qua. Grazie.
Grazie. In questo momento è ufficialmente aperta via Marco Simoncelli. Ora facciamo una foto insieme, invito il sindaco di Coriano, se c'è Aldo, se c'è Michele, Pirro. Aldo non lo vedo, sta arrivando. Invito anche tutte le persone che sono dietro di me ad andare dietro Paolo e Rossella, così facciamo una foto di gruppo per testimoniare questo momento, tutti insieme.